Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me, mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Andremo a commentare insieme un nuovo capitolo di Tyrion. È un capitolo dove vedremo Tyrion che insieme a Benjen, Jon e a tutto il seguito che sta andando alla barriera sta facendo appunto questo viaggio verso nord. E vedremo un po' appunto più la personalità di Tyrion, che questo qui è solo il suo secondo capitolo. Vedremo un'interazione tra Jon, vedremo un po' di cose interessanti e farò un commento ovviamente poi finale su come è stata trattata questa scena nella serie. Quindi cominciamo. The North went on forever. Tyrion Lannister knew the maps as well as anyone. But a fortnight on the wild track that passed for the King's Road up here had brought home the lessons that the map was one thing and the land quite another. Allora, cominciamo dal fatto che Tyrion ci dice che appunto stanno marciando verso nord, verso la barriera. Qual è il fatto? È che è molto interessante che all'inizio George Martin ci dà una tempistica dei viaggi appunto tra una location ad un'altra. Allora, Tyrion ci dice che lui è. Conosce le mappe, le ha studiate, le conosce, sa più o meno quanto tempo dovrebbe passare da un posto a un altro, ma invece dice, dopo che sono passati 14 giorni, sono sulla strada del re, la King's Road, dice, sono arrivato alla conclusione che conoscere le mappe è una cosa, vivere la distanza è un'altra. Il che è molto interessante perché, come ho già detto in qualche altro video, una cosa che a me fa proprio mi fa proprio arrabbiare della serie, perché non dà proprio il senso di che cosa sta succedendo, sono come hanno trattato il tempo e le distanze. Che appunto basta così poco, capito? Uno li fa parlare e dici: ma dai, da 14 giorni che stiamo su sto cavallo. Cioè, voglio dire, non credo che sia così difficile mettere una frase che ci dà il senso della tempistica, perché poi dopo, non tanto magari all'inizio della serie, che in realtà oddio, ma in realtà più andiamo avanti poi nella serie, più vedremo che veramente hanno fatto dei viaggi che manco il dottor Who, quindi andiamo avanti. Tyrion ci dice quando sono partiti, perché effettivamente non lo sapevamo. Tyrion ci dice che il gruppo, il suo gruppo è quello di Benjen e di Jon. Hanno lasciato Grande Inverno lo stesso giorno che è partito anche il re con Ned. Solo che infatti Tyrion ci dice, mentre loro hanno girato poi verso sud con tutta la gente, tutto il, non lo so, tutto quel seguito che c'hanno, la grandissima carrozza di Cersei, loro invece hanno girato verso nord. It had grown colder after that and far more quiet. Quindi appunto ci dice che da che tu da che loro hanno girato a nord, improvvisamente insomma tutto diventa più freddo e più silenzioso. All'inizio di questo capitolo appunto vediamo molto la percezione probabilmente di una persona del sud che guarda il nord. Il nord sicuramente è una terra molto diversa rispetto al sud. Come diceva nello scorso capitolo Ned, è molto antica. Molto, molto silenziosa effettivamente. Sì, quindi insomma ci dice che ci sono ad ovest delle strade dove c'erano insomma delle colline con delle watchtowers. Le watchtowers non so la traduzione, però è come se sono dei fortini insomma che controllano da quello che so. A est ci sono invece terre un po' più pianeggianti, però che sono plain, cioè sono praticamente vuote e sono molto molto estese, tanto che lui infatti dice che non sa, cioè il suo occhio non vede dove finiscono. Poi ci sono dei ponti fatti di pietra, dei fiumi stretti e ci sono ogni tanto appunto questi holdfast che sono tipo questi piccoli, questa,
piccole sorte di castelli, insomma, che non sono castelli, però l'Hold Fast tipo quello, dove se vuoi, insomma, ti puoi fermare a cercare, insomma, rifugio per la notte. E ci dice che fino a questo punto le strade comunque c'era anche gente e ci sono anche alcune locande dove appunto loro poi si sono fermati per cercare rifugio per la notte. 3 days ride from Winterfell, however, the farmland gave way to dense wood and the King's Road grew lonely. Quindi ci dice che dopo 3 giorni da grande inverno, però le zone abitate hanno lasciato più spazio al bosco e anche la King's Road è diventata più silenziosa, cioè quindi comincia a esserci meno gente se non nessuno. Until by the fifth day they had turned into mountains. Quindi dopo 5 giorni. È molto bella questa cosa perché appunto ci fa vedere come cambia il paesaggio da che tu ti sposti da Winterfell. Quindi in 3 giorni da Winterfell, prima dei 3 giorni, hai gente che cammina, tutta questa differenza tra est e ovest rispetto a com'è il landscape. Quando invece tu poi arrivi ai 3 giorni, comincia a esserci un sacco di bosco e meno persone. Quando arrivi invece al quinto giorno, ci sono solo montagne. Questo è interessante perché appunto ci fa vedere la differenza, cioè com'è anche esteso il nord. Cold blue grey giants with jagged promontories and snow on their shoulders. Quindi appunto queste montagne hanno questo colore blu, sì. Sì, blu e grigio, sono anche molto, molto grosse perché le definisce Giants, quindi sono grosse e hanno qualche, insomma, qualche promontorio che ha già la neve, insomma, sono già coperte da neve. With the mountains all to the west, the road veered north by northeast through the woods, a forest of oak, an evergreen and black barrier that seemed older and darker than any Tyrion had ever seen. The Wolfswood, Benjen Stark called it. Allora ci dice che quindi a ovest adesso loro si trovano questo muro di montagne e la strada invece è praticamente coperta, quindi loro sono in mezzo a questa foresta di come si chiamano? Di querce. Che praticamente dicono, Tyrion ci dice, è molto fitta, cioè non l'ha mai vista lui una foresta fatta in questo modo qui, è molto particolare. E Benjen la chiama la Wolfswood, che è, non so in italiano com'è, la foresta del lupo, non mi ricordo in italiano com'è, però si chiama la Wolfswood. And indeed the night came alive with the howls of distant packs, and some not so distant. Jon Snow's albino direwolf pricked up his ears at the nightly howling, but never raised his own voice in reply. There was something very unsettling about their animal, Tyrion thought. Quindi qui ci dice che Tyrion dice: capisco perché lo chiamano Wolfswood, perché di notte praticamente cominciano, si elevano gli ululati dei lupi e dice alcuni erano distanti, altri non così tanto. E dice che il metalupo albino di John, ogni volta che sentiva appunto questi ululati, alzava le orecchie, ma non rispondeva mai a questi ululati qui. E Tyrion ci dice che c'era qualcosa di unsettling. Unsettling è quando. Unsettling. Unsettling è qualcosa, vuoi dire qualcosa di strano su questo animale qui, insomma, sul metalupo di John. Il metalupo di John effettivamente è particolare, anche soltanto appunto è albino, il che è strano, poi comunque è anche più grande degli altri, quando infatti è stato, se non avete visto il primo capitolo, quello di Bran, viene detto che effettivamente quando è sbucato fuori Ghost, che non era in mezzo agli altri, è anche più grande, infatti, mentre gli altri erano ciechi, lui già vedeva. Ovviamente io ormai quando sento albino penso a Bloodraven, quindi sono un po' in tilt, però sicuramente, insomma, rispetto agli altri è un metalupo un po' più particolare, questo sì. There were 8 in the party by then, not counting the wolf. Tyrion traveled with 2 of his own men as benefit a Lannister. Benjen Stark had only his bastard nephew and some fresh mounts for the Night's Watch. Quindi ci dice che
il loro gruppetto è formato da 8 persone, senza contare Ghost, e che Tyrion ha le sue guardie, perché infatti dice come, diciamo, come è appropriato per un Lannister il fatto che lui abbia le guardie. E invece Benjen aveva soltanto Jon, e poi si sono aggiunti altri uomini che avrebbero portato poi ai Guardiani della Notte. But at the edge of the Wolf's Wood, they stayed a night behind the wooden walls of a forest all fast, and they're joined up with another of the Black Brothers, one Yoren. Yoren was stooped and sinister, with features hidden behind a beard, as black as his clothing, but that seems as tough as an old root, and as hard as a stone. Allora, quindi ci dice che però poi a un certo punto, una sera, mentre appunto loro si erano fermati, li ha raggiunti un altro gruppo dove c'era un altro guardiano della notte. Questo guardiano della notte è Yoren. Ci descrive anche Yoren. Yoren appunto è quest'uomo che ha anche un po' un'aria, dice, sinistra a Tyrion, e ha la barba che dice gli copre metà faccia, quindi non è che si vede proprio bene il viso di Yoren. Poi è una persona abbastanza dall'aspetto sinistro. Con lui ci sono anche altri ragazzi che stanno portando i Guardiani della Notte. With him were a pair of ragged peasants, boy from the fingers. Rapers, strano, come mai? Yoren seguì da cold look a discharge. Tyrion understood. Life on the wall was set to be hard, but no doubt it was preferable than castration. Quindi ci dice che questi altri uomini che ha Yoren con sé vengono dalle Dita, patria di Dito Corto, e sono degli stupratori. Yoren ci fa sapere. E Tyrion dice, capisce, insomma, che era meglio andare alla barriera rispetto a essere castrati. Quindi anche questo comunque ci dà anche un po' il senso un po' delle regole che vigono a Westeros. Quindi evidentemente se tu ti macchi del crimine di appunto di violentare qualcuno, a quel punto ti castrano oppure vai alla barriera. La barriera, infatti, è un posto dove ormai vanno soltanto criminali. 5 men, 3 boys, a direwolf, 20 horses, and a cage of ravens given over to Benjen Stark by Mr. Luwin. No doubt they made a curious fellowship for the King's Road or any road. Effettivamente sembra l'inizio di una barzelletta, perché Tyrion ci dice 5 uomini, 3 ragazzi, un direwolf, 20 cavalli, e hanno poi una gabbia di corvi che Maestro Luwin ha dato a Benjen per portarsela poi appresso, insomma. E dice sicuramente, cioè, insieme erano una strana compagnia da vedere sulla King's Road o su qualunque strada. Tyrion noticed Jon Snow watching Yoren and his sullen companions with an odd cast to his face and looked uncomfortably like dismay. Dice Tyrion che lui ha notato Jon che guardava Yoren e gli altri compagni, diciamo con una strana faccia, cioè si vedeva che non era a suo agio e che cioè, era anche un po' tipo non rassegnato, però triste al pensiero di chi sono i suoi compagni. Yoren had a twisted shoulder and a sour smell. His hair and beard were matted and greasy and full of lice. His clothing old, patched and seldom washed. His two young recruits smelled even worse and seemed as stupid as they were cruel. Quindi Tyrion ci descrive chi sta osservando Jon, e effettivamente, insomma, pensando anche a dove John è cresciuto, come è cresciuto, con i vantaggi che comunque lui ha avuto, diciamo che vedere un uomo come Yoren, che è vestito praticamente con abiti vecchi, anche un po' rattoppati, poi comunque non è che emana proprio un buonissimo odore, è tutto sporco, poi in più ci sono anche questi altri compagni che evidentemente rappresentano il tipo di reclute che ci sono alla barriera, quindi tipo stupratori, criminali e roba varia, che sono pure peggio, cioè sono pure peggio di Yoren, diciamo che è comprensibile l'atteggiamento di John. No doubt the boy had made the mistake of thinking that the night's watch was made up of men like his uncle. He saw Yoren and his companions were a rude awakening.
E questo è vero perché Tyrion dice che sicuramente Jon pensava che i Guardiani della Notte fossero tutte persone come Benjen Stark. E dice che se questo era il caso, cosa che lui pensa, vedere Yoren e i suoi nuovi compagni doveva essere stato proprio uno schiaffo in faccia che l'ha fatto svegliare. E questo, diciamo, è vero, per quanto magari possono, i ragazzi Stark possono aver sentito storie sulla barriera, sono comunque storie che riguardano tempi antichi, cioè appunto se si parla di barriere e di guardiani della notte nelle storie, di solito si parla della lunga notte di Brandon Stark, il costruttore, che coi guardiani della notte ha sconfitto poi gli estranei, quindi ti dà insomma questo senso di un po' come se fossero dei cavalieri, infatti il giuramento dei Guardiani della Notte non è così diverso rispetto al giuramento che fa la Kingsguard, che sono appunto grandissimi cavalieri. E sicuramente anche vedere sempre il fatto che c'è Benjen, che è loro zio, che è un uomo d'onore, un uomo impeccabile, che è andato lì volontario, non si sa ancora perché, uno dei misteri che mi interessa di più. Ovviamente a Jon, come sicuramente anche ai suoi fratelli, dava l'impressione che tutte le persone alla barriera fossero così, insomma, e invece no, quindi giustamente ora John è perplesso, nonché stupito, del fatto che, oh mio Dio, ma è questa la mia vita adesso? Sicuramente è un risveglio, è un risveglio. Tyrion felt sorry for the boy. He had chosen an hard life. Or perhaps he should say that a hard life had been chosen for him. Sì, e Tyrion quindi ci dice che si sente, gli dispiace per Jon, perché insomma aveva scelto una vita difficile, anche se probabilmente era stata una vita difficile a scegliere Jon. Qui si comincia a vedere come Tyrion, diciamo, si immedesima con facilità con persone che lui sente che stanno vivendo ingiustizie semplicemente per il modo, per le circostanze in cui sono nati. Ovviamente questo è un grande tema per Tyrion che ricordiamo viene praticamente schifato da tutta la sua famiglia tranne Jaime proprio per il fatto di essere affetto da nanismo e non solo da loro ovviamente ma i difetti fisici come appunto quello di Tyrion o come ne vedremo tanti altri poi da altri personaggi, in realtà dal punto di vista dei personaggi che invece questi problemi non ce l'hanno, sono una grande discriminazione, ma questo diciamo è normale nel senso di un setting come quello come quello di Westeros, dove appunto patriarcato, dove appunto l'uomo sano, no? Sembrava l'unico modo in cui una persona poteva vivere. In realtà poi piano piano, all'inizio dei libri è molto prominente questa cosa qui, appunto dal punto di vista di Tyrion, dal punto di vista anche di Bran, quando invece poi vedremo andando avanti che ci sono tantissimi personaggi che nonostante magari abbiano delle malattie o dei problemi, insomma, in realtà fa vedere che sono dei leader meravigliosi. Io appunto, per esempio, penso sempre a Doran Martell. Doran Martell è affetto da gotta, quindi lui non si può alzare. Però comunque rimane uno, secondo me, dei capi delle case più intelligenti, più interessanti, che la sua malattia non definisce assolutamente nulla di quello che fa, perché appunto ha un cervello che funziona molto bene e è molto intelligente, molto bravo e molto astuto, quindi non fa differenza in realtà con tanti altri. Questa cosa, per esempio, c'è il fratello di Margaery e di Loras, che è Willas Tyrell, che è l'erede di Highgarden. Lui, dopo una giostra, è stato ferito alla gamba e ora praticamente zoppica, quindi va in giro appunto al bastone, non riesce a camminare bene. Quindi diciamo che per la normalità, insomma, per il concetto
di quell'epoca, un ragazzo che non può magari andare a combattere, un ragazzo che non può giostrare, non dimostra esattamente la sua forza, cioè non è la virilità, no? Che è la mascolinità tossica, e quindi vengono considerati comunque di meno, nonostante Willas sia in realtà molto intelligente, anche George Martin l'ha detto, molto diplomatico, quindi in realtà si vede piano piano. Che ci sono un sacco di personaggi che ci fanno vedere che questi impedimenti fisici in realtà non significano assolutamente niente, che è secondo me un tema interessante nei libri di George Martin. Gli Outcast, lui ce l'ha molto questa cosa degli Outcast, questo è uno dei tipi e mi piace un sacco come lo tratta. Tyrion ovviamente è uno di questi Outcast e questo è un tema che a lui non solo è molto caro, ma gli darà anche tanti problemi. Poi vedremo. He had rather less sympathy for the uncle. Benjer Stark seemed to share his brother's distaste for Lannisters. And he had not been pleased when Tyrion had told him of his intention. I warn you, Lannister. You'll find no inns at the wall, he had said, looking down on him. No doubt you'll find some place to put me, Tyrion had replied. As you might have noticed, I'm small. One did not say no to the Queen's brother, of course, so that settled the matter. But Stark had not been happy. Invece, appunto, questa empatia che Tyrion prova per Jon non la prova assolutamente per Benjen. A quanto pare condivideva con Ned questo. Non odio però il fatto che è palese che a Ned e a Benjen non piacciono i Lannister. Infatti Tyrion ci dice anche che a quanto pare quando aveva detto a Benjen delle sue intenzioni di seguire questo gruppo alla barriera, Benjen non era stato contento. Infatti gli fa: guarda, t'avverto che non troverai alla barriera delle locande, quindi cioè non ti aspetta niente. E Tyrion gli dice: vabbè, ma sicuramente trovate un posto dove mettermi, come puoi vedere sono piccolo, quindi non prendo tanto spazio. E comunque Tyrion aveva dalla sua il fatto che è il fratello della regina e tu non puoi dire no al fratello della regina. E quindi dice, quindi Benjen non si era potuto comunque opporre a questa scelta di Tyrion, ma comunque non era contento e si vedeva. By the end of the week, Tyrion's thighs were raw from hard riding, his legs were cramping badly, and he was chilled to the bone. He did not complain. He was damned if he would give Benjen Stark the satisfaction. Questo è molto importante, perché ci dice allora che alla fine della settimana Tyrion aveva le gambe che gli facevano male, che era appunto stai una settimana sul cavallo e che aveva un freddo che se lo portava via, però dice non l'avrebbe mai fatto vedere perché fosse dannato se avesse dato a Benjen Stark questa soddisfazione. Questo è proprio l'orgoglio Lannister, o comunque l'orgoglio che ha Tyrion. Tyrion è sempre, lo vedremo tante volte, mi viene in mente infatti un pezzo per esempio con Catelyn dove fa questo tipo di, quando dice questo tipo di frase, Tyrion appunto è uno che non ti dà assolutamente, non ti vuole dare soddisfazione. Quindi lui veramente, cioè, si tiene dentro qualsiasi cosa, anche se magari sta soffrendo, però lui se lo tiene perché non ti deve assolutamente dare la soddisfazione. Adoro tutto. He took a small revenge in the matter of his riding fur, a tattered bear skin, old and musty smelling. Stark had offered it to him in an excess of Night's Watch gallantry, no doubt expecting him to graciously decline. Tyrion had accepted with a smile. Sì, questo è bellissimo perché praticamente a un certo punto Tyrion ci dice: c'ha avuto però la sua piccola vendetta su Benjen, perché a un certo punto lui ha avuto problemi con col suo cappotto, col suo mantello, perché non è che si è portato proprio cose così pesanti, non pensava che facesse così freddo. Allora Benjen per galanteria dice Night's Watch galanteria, insomma la galanteria dei guardiani della notte, gli dice: vabbè, puoi prendere il mio. Pensando che Tyrion gli dicesse: ma no, ma guarda, ma non lo fare, ma ovviamente Tyrion gli dice: certo che me lo prendo. Quindi adesso Tyrion sta viaggiando col mantello di Benjen, ora Benjen è senza mantello, e queste sono le piccole vendette di Tyrion. It was cold up here and growing colder. The nights were well blue, freezing now, and when the wind blew, it was like a knife cutting right through his warmest walls. By now, Stark was no doubt regretting his chivalrous impulse.
Perhaps he had learned a lesson. The Lannister never decline, graciously or otherwise. The Lannister took what was offered. Ok, ci dice appunto che faceva un sacco freddo e mi fa venire freddo a me solo questa descrizione, perché appunto dice che ogni tipo, il vento, ogni volta che lo colpiva era come se qualcosa lo tagliava, cioè quindi terribile. Penso che il freddo a questi livelli sia una delle cose peggiori che uno può sopportare proprio. Dice sicuramente adesso Benjen stava rimpiangendo il suo atto di galanteria, no? E qui è bello perché Tyrion in questo libro in realtà per i primi due libri è l'unico Lannister che ha il punto di vista, quindi ci fa proprio vedere come ragiona un Lannister o come viene cresciuto un Lannister. Per esempio, appunto, ci dice che i Lannister non declinano mai, cioè non rifiutano mai un'offerta, che sia tipo cavalleresca oppure no. I Lannister prendono sempre quello che gli viene offerto. E questo è importante perché, appunto, come dico sempre, ogni casata è comunque descritta e si comporta seguendo determinati valori, determinati obiettivi. E i Lannister hanno proprio questo, cioè i Lannister sono orgogliosi, sono ambiziosi, e anche appunto che loro accettano tutto quello che gli può servire. È comunque molto interessante perché vuol dire che facendo parte di Casata Lannister, in qualche modo tutte le persone che vedremo di Casata Lannister questa cosa la fanno, che è interessante, cosa che invece penso nella serie si è persa in tutte le casate, non soltanto nei Lannister. Poi a me delle cose che mi piace un sacco quando ci sono tipo questi gruppi con delle caratteristiche e poi vedere come ognuno di loro si districa in queste caratteristiche, come appunto che ne so, se vi prendo Harry Potter. Adoro il concetto delle case e poi ognuno come effettivamente esprime la sua casata. È una cosa che mi piace un sacco le da leggere. Ok, sì, qui Tyrion ci dice che praticamente andando avanti a un certo punto sono sparite pure le locande e quindi quello che gli rimaneva era accamparsi proprio lì all'aperto. Però si dovevano montare il campo e Tyrion ci dice: Tyrion was never much use in making camp or breaking one. Too small, too hobbled, too in the way. So, while Stark and Yoren and the other men erected the rude shelters, tended the horse and built a fire, it became his costume to take his fur and a wineskin and go off by himself to read. Quindi dice, Tyrion non era mai stato molto utile a costruire un campo, a disfare un campo, dice era troppo piccolo, troppo hooded, come se fosse un po' storto, e dice too in the way, cioè troppo in mezzo, cioè dava fastidio per dirvi. E quindi aveva detto, mentre tutti quanti, quindi Benjen e Yoren sistemavano il campo e gli altri si prendevano cura dei cavalli, lui invece si prendeva la sua pelliccia, la sua sacca di vino e il suo libro e si andava a mettere da una parte a leggere. The 18th night of their journey, cioè questi stanno a viaggiare da 18 giorni, lo direste mai nella serie? No, perché non te lo dicono. On the 18th night of their journey, the wine was a rare sweet amber from the Summer Isles, that he had brought all the way north from Casterly Rock. And the book, a rumination on the history and properties of dragons. With Lord Ardath permission, Tyrion had borrowed a few rare volumes from the Winterfell Library and packed them for the ride north. Quindi qui ci dice che dopo appunto 18 giorni di viaggio era rimasto praticamente solo il vino che aveva portato lui da Casterly Rock, che viene dalle Summer Isles, dovrebbero essere le isole dell'estate, una cosa così, e gli era rimasto da leggere questi libri che parlavano di storia e di draghi, libri che a quanto pare aveva preso dalla biblioteca di Grande Inverno
Dopo che ovviamente aveva chiesto a Ned il permesso che gliel'aveva concesso, quindi adesso Tyrion ha dei libri di Grande Inverno. E appunto che parlano di draghi. Tyrion ama i draghi, Tyrion ama soprattutto il fuoco, cosa che infatti tornerà poi andando avanti nei libri. He found a comfortable spot just beyond the noise of the camp, beside a swift running stream with waters clear and cold as ice. Quindi appunto Tyrion si è un po' allontanato dal campo e vicino a un piccolo fiumiciattolo che è ovviamente ghiacciato, infatti dice c'è cioè, freddissimo, e lui si è messo, diciamo, attaccato, cioè sta appoggiato con la schiena a una vecchia quercia. Tyrion curled up in his fur with his back against the trunk, took a sip of wine and began to read about the properties of Dragonborn. Bravo, Tyrion, studia. E si è messo a leggere un libro sulle proprietà del Dragonborn, dell'osso di drago. Dragonborn is black because of its high iron content. The book told him. It is strong as steel, yet lighter and far more flexible, and of course utterly impervious to fire. Dragonborn bows are greatly prized by the Dothraki, and small wonder, an archer so armed can outrage any wooden bow. Quindi ci dice che il Dragonborn è nero perché ha tanto contenuto di ferro dentro ad esso, cosa che infatti mi ricorda per esempio proprio i denti dei draghi che sono neri, come infatti ho detto in questo video qui, se volete potete recuperarlo. Quindi è forte come il ferro, come steel, sì, come il ferro, però è molto più leggero, quindi maneggiare qualcosa fatto di Dragonborn, per quanto sia forte come una spada, in realtà è molto più leggero e anche più flessibile. E se, ovviamente ci dice anche che è immune al fuoco, infatti appunto proprio perché i denti dei draghi sono fatti così, infatti loro sputano fuoco senza problemi ai loro dentini. Dice che gli archi di Dragonborn sono molto amati dai Dothraki. E ci dice ovviamente perché un arco fatto di Dragonborn può superare la potenza, diciamo, di qualsiasi arco fatto di legno. Tyrion had a morbid fascination with dragons. When he had first come to King's Landing for his sister's wedding to Robert Baratheon, he had made it a point to seek out the dragon skulls that had hung on the walls of Targaryen's throne room. King Robert had replaced them with banners and tapestries, but Tyrion had persisted until he found the skulls in the dark cellar where they had been stored. E Tyrion gli sono sempre interessati i draghi, dice non è un'ossessione, è una morbida fascinazione, quindi è interessato. E ci dice che quando è andato per la prima volta a King's Landing, perché non credo che lui c'era mai andato, infatti sì, per il matrimonio di Robert e di sua sorella, ha detto si era fissato che voleva vedere i teschi dei draghi, perché sapeva che i Targaryen li avevano appesi al muro della sala del trono. Però invece quando è arrivato lui, questi teschi non c'erano e Robert li aveva fatti sostituire con gli stendardi, insomma. Ma lui, Tyrion, ormai si era fissato che li voleva vedere, quindi li ha cercati finché effettivamente non li ha trovati nei sotterranei. He had expected to find them impressive, perhaps even frightening. He had not thought to find them beautiful. Yet they were as black as onyx, polished smooth, so the bone seemed to shimmer in the light of his torch. They liked the fire, he sensed. He thrust the torch into the mouth of one of the largest skulls and made the shadow leap and dance on the wall behind him. Aveva pensato quando li ha trovati che li avrebbe tipo visti grandiosi, forse anche spaventosi, ma in realtà li ha trovati belli, anche perché dice li hanno talmente puliti che con la torcia che lui aveva in mano, sembrava quasi che scintillassero. E infatti dice, è come se lui sentiva che gli piaceva il fuoco ai draghi, insomma, i teschi dei draghi. E ci ha messo la torcia, l'ha messa dentro alla bocca del drago. Qui una cosa che mi ha interessato quando avevo riletto il capitolo prima di portarvelo, era appunto che dicevo, Tyrion, quanti anni aveva quando è andato a mettere la torcia nella bocca del drago?
ho scoperto che Tyrion aveva 10 anni, il che vuol dire che ora Tyrion ha 24 anni, quindi a un certo punto io mi sono chiusa nel capire quanti anni hanno gli adulti di questo libro. E devo dirvi, ragazzi, mi ha interessato un casino perché praticamente cioè, la maggior parte di loro è tipo coetaneo mio. Io ho 28 anni, quindi insomma, anche, ho visto che anche la mia audience va tra i 24 e i 34 anni, la maggior parte. Quindi in realtà, ragazzi, sono nostri coetanei. Cioè, e mi è piaciuto un sacco perché comunque cioè, io leggo sto libro ormai da 10 anni. E è bello vedere come prima magari mi sembravano loro così distanti, no? Così, così adulti, quando in realtà non è che sono così distanti da essere ragazzi, cioè Tyrion ha 24 anni, Jaime ne ha 31, quindi Cersei ne ha 31, Catelyn ne ha 33-32, Ned ne ha tipo 34, cioè comunque secondo me anche capire quanti anni hanno è molto interessante, anche perché secondo me anche le scelte o come magari reagiscono alle cose ha molto più senso, insomma. Quindi io rileggendo Tyrion, effettivamente non l'avevo mai sentito così vicino come in realtà poi l'ho sentito, soprattutto in questo capitolo qui. Quindi mi ha fatto molta, molta specie. Anche perché, appunto, nella serie purtroppo questa cosa dell'età l'hanno un po' troppo mandata nell'iperuranio. Ora vi spiego, nel senso, per quanto. Io dico sempre che Sean Benn è il perfetto Ned, però Sean Benn aveva preso cioè ha fatto Ned quando aveva 50 anni. Catelyn, anche l'attrice, era tra i 45 e i 50. Tyrion era un attore che aveva 40 anni, Peter Dinklage, stessa cosa Cersei, stessa cosa Jaime. In più poi mi hanno fatto grandi anche alcuni dei ragazzi, perché non tutti. Quindi in realtà non lo so, a volte con alcuni va bene, non è un problema, con altri in realtà va poi a cozzare con molte scelte che poi fanno, appunto come ho detto nel video perché odio di Talisa Meghir, dove ho parlato anche di Rob, Rob che fa delle scelte e commette degli errori a 15 anni è un conto, Rob che commette errori più gravi rispetto a quelli del libro nella serie che palesemente ci avrà 26 anni. È un'altra cosa, perché tu dovresti avere un altro tipo secondo me, cioè di conoscenza del mondo. E non ci puoi credere che Rob della serie ha 15 anni, non ci credi mai, diciamoci la verità. Quindi in realtà mi sono chiusa con l'età e mi è piaciuto un casino, tipo Sandor c'ha 25 anni, tra i 25 e i 27 anni, cioè. Non lo so, mi è piaciuto un casino questa cosa. The teeth were long, curving knives of black diamond. The flames of the torch was nothing to them. They had batted in the heat of fear greater fires. When he had moved away, Tyrion could have sworn that the beast's empty eye sockets had watching him go. Allora, quindi qui è quello che vi dicevo prima, ci dice proprio che i denti dei draghi sono fatti appunto di Dragonborn, ovviamente, perché insomma è l'osso di drago, quindi da dove verrà mai, giustamente. Quindi diceva che appunto ci ha avvicinato il fuoco e li ha fatti toccare questi denti con il fuoco, ma ovviamente dice non era, il fuoco non era niente per loro, no? Quindi diciamo è rimasto affascinato da questa cosa. E dice però qui, quando si è mosso indietro, Tyrion poteva giurare che aveva visto gli occhi del drago, anche se erano empty, che lo osservavano andarsene. Occhio agli occhi, raga, non lo dirò mai. Cioè, quanti capitoli sono ormai che leggiamo insieme? Questo è il 14° capitolo. Io penso che almeno in 6 capitoli questa roba degli occhi che osservano l'abbiamo vista. E secondo me non è soltanto una figura retorica, cioè. Perché è troppo pressante sta cosa, soprattutto se poi sappiamo che effettivamente esiste un personaggio che osserva tutti, cioè quanti occhi ha Blood Raven? 1001, questo è. Quindi secondo me questa costanza del fatto di essere osservati, stare dentro al Grande Fratello, secondo me è una cosa molto importante da puntarci l'attenzione. There were 19 skulls. The oldest were more than 3,000 years old. The youngest,
a mere century and a half. The most recent were also the smallest, a matched pair no bigger than mastiff skulls and oddly misshapen. All that remained of the last two hatchlings born on Dragonstone. They were the least of the Targaryen's dragons, perhaps the least dragons anywhere, and they had not lived very long. Quindi ci dice che c'erano 19 teschi di draghi. I più vecchi avevano 300 anni, che erano appunto quelli della conquista, e invece i più giovani avevano soltanto tipo a mere century and a half, quindi 150 anni. I più recenti però erano anche i più piccoli ed erano anche formati strani, cioè come se fossero nati malformati. Infatti ci dice come erano anche gli ultimi due che hatchling, che sono gli hatchlings, sono i piccoli di drago appena escono dall'uovo, che erano anche gli ultimi due draghi dei Targaryen, che però non hanno vissuto a lungo, cioè sono morti poco dopo che sono nati. From there, the skulls. Sì, ecco, questa cosa qui adesso io sto studiando perché sto preparando anche la rubrica delle teorie. E una teoria che mi era stata richiesta era proprio il complotto dei maestri. Quindi sto facendo le mie ricerche, ve lo faccio arrivare e parleremo di questa situazione, insomma, della grandezza dei draghi quando parlerò di questa teoria. From there, the skulls ranged upward in size to the three great monsters of song and story. The dragons that Aegon Targaryen and his sisters had unleashed on the Seven Kingdoms of old. The singers had given them the names of gods, Balerion, Meraxes and Vhagar. Ok, quindi ci dice che più invece appunto guardava quelli antichi, quelli più antichi, più questi teschi erano enormi. E dice, si ricordava appunto che nelle storie e nelle canzoni i draghi della conquista di Aegon appunto erano tre e avevano il nome degli dei valiriani, appunto Balerion, Meraxes e Vhagar. E ora ce li descrive. You could have ridden a horse down Vhagar's gullet, although you would not have ridden it out again. Meraxes was even bigger, and the greatest of them, Balerion the Black Dread. Quindi ci dice che praticamente un cavallo intero poteva entrare nella bocca di Vhagar, ma sicuramente non ne sarebbe uscito. Meraxes era ancora più grande di Vhagar, e il più grande di tutti era Balerion, la Black Dread, il terrore nero. Vabbè, dai. Ditemelo voi comunque, Balerion the Black Dread. Quindi Balerion era il più grosso di tutti che c'è mai stato. Tyrion ci dice anche che lui è così, si era seduto lì davanti a Balerion per cercare di immaginare quanto effettivamente, cioè se lo scheletro era così grosso, cercava di immaginarsi quanto l'animale vivo fosse stato grosso, ovviamente, perché poi se lì c'è solo la testa, figurati quanto era il corpo. E anche si stava immaginando come sarebbe, cioè com'era quando volava. Ok, qui ci parla un po' della conquista. His own remote ancestor, King Loren of the Rock, had tried to stand against the fire when he joined the King Mern of the Reach to oppose the Targaryen's cast. That was close on 300 years ago, when the Seven Kingdoms were kingdoms, and not mere provinces of a greater realm. Between them, the two kings had 600 banners flying, 5,000 mountain knights, and 10 times as many free riders and men-at-arms. Aegon Dragonlord had perhaps a fifth that number, the chronicle said. And most of those were conscript from the ranks of the last king that has slain, the loyalty is uncertain. The host met on the broad plains of the Reach, amidst golden fields and wheat ripe for harvest. When the two kings charged, the Targaryen army shivered, shattered, and began to run. For a few moments, the chronicles wrote, the conquest was at an end. But only for those few moments, before Aegon Targaryen and his sisters joined the battles. It was the only time that Vhagar, Meraxes, and Balerion were all unleashed at once. The singers call it the Field of Fire. Allora,
cosa ci dice Tyrion? Che uno dei suoi antenati, che era questo Loren of the Rock, della roccia, era il re delle terre dell'Ovest. Quando ancora, appunto, prima della conquista, i sette regni erano effettivamente sette regni, non erano, come dice lui, semplici province di un regno più grande. Erano tutti sette regni, e quindi come tali ognuno aveva il suo re. Loren era il re dell'Ovest, poi c'era, come si chiamava, il re della Reach, re Mern dell'Altopiano, e loro due si erano alleati per combattere contro i Targaryen. Avevano un sacco di uomini praticamente, cioè ne avevano anche molti di più rispetto a quelli dei Targaryen, che diciamo avevano anche avuto supporto dei soldati, insomma dei lord conquistati dalle altre battaglie, che però comunque ovviamente essendo stati conquistati ci dice anche la loro lealtà era un po' così. E infatti che succede? Che visto che erano molti di più, sia il re della roccia, sia il re dell'altopiano stavano vincendo. E infatti dice ai cantori, dicevano che praticamente la guerra poteva essere finita lì, perché loro appunto sono arrivati e l'esercito dei Targaryen si è disperso, cioè si sono spaventati, si è disperso e stavano scappando. Quindi avevano vinto loro. Cos'è che però che è successo? Che sono arrivati Aegon e le sue sorelle con tutti e tre i draghi, che è stata l'unica volta che i tre draghi, quindi Balerion, Meraxes e Vhagar, hanno combattuto insieme e hanno vinto questa battaglia, chiamata appunto i Campi di Fuoco, insomma, Fields of Fire. Allora, qui io devo dire la mia, nel senso, allora, io non sono proprio una fan delle conquiste, devo essere onesta. I draghi, proprio per come li descrive anche George Martin li descrive come armi nucleari, e effettivamente qui si vede tutta, nel senso, tutta la conquista è accaduta solo grazie ai draghi, cioè se non avessero avuto i draghi, i Targaryen non avrebbero conquistato assolutamente nulla. E questa cosa qui mi manda un po' fuori di testa, perché cioè, io trovo veramente brutto quando una popolazione arriva a casa di qualcun altro, ti devi imporre su di essa. Appunto, io penso sempre alla conquista dell'Europa rispetto all'America. Ora, gli europei sono arrivati in America e hanno ucciso tipo la bellezza di 18 milioni di persone, perché con armi più potenti, con malattie diverse, e non solo, cioè sono arrivati, hanno dovuto imporre il loro dominio, la loro religione, tutto gli hanno imposto, fino a che anche al giorno d'oggi i poveri nativi americani sono chiusi nelle riserve, in realtà in un paese che apparterrebbe a loro nel nostro mondo. Ma io questa cosa qui la vedo perfettamente anche con la storia dei Targaryen. Cioè, secondo me, un re, cioè non deve arrivare e fare la conquista su un paese che poi non è il suo, cioè non puoi arrivare e rompere il cazzo, mettiamola così. Sono arrivati loro con un'arma troppo forte per essere combattuta, quindi anche la tua lealtà, cioè nel senso tu non hai i tuoi sudditi per lealtà, tu ce l'hai perché hai quest'arma qui, ma hai solo quest'arma qui, perché se non avevi quest'arma qui, tu la conquista non la facevi. E a me sta cosa mi manda fuori di testa. Non lo so, io sono molto di più per un tipo di re, tipo Re Artù, che non è che ha fatto la conquista. Re Artù era il legittimo re, ok, con diciamo un ottimo carattere che non si è mai imposto su nessuno, ma gli altri hanno deciso di inchinarsi a lui perché lo vedevano come il re più corretto, il re più giusto che poteva tenere insieme tutto Albion, tutta l'Inghilterra. E io sono per questo tipo di re qui. Quindi la conquista di Aegon e dei Targaryen in generale è una cosa che a me manda fuori di testa, soprattutto quando sento che se non fosse stato per i draghi non avrebbero mai vinto, perché dico, ok, allora se avessi vinto lo stesso mi stavo zitta, ma in realtà no, quindi non lo so, è proprio un pezzo di storia dei Targaryen, come è un pezzo di storia nel nostro mondo che a me non piace, non condivido e niente. Near 4000 men had burned that day, among them King Mern of the Reach, King Loren had escaped,
escaped and lived long enough to surrender. Pledges fealty to the Targaryens and bet a son, for which Tyrion was duly grateful. Quindi ci dice che proprio in questo Field of Fire furono uccisi 40.000 uomini che sono stati bruciati vivi. Tra di loro è morto anche il re dell'Altopiano. E invece King Loren, che comunque essendo, sai, essendo un Lannister, torna Lannister come Italia, è scappato per poi dopo vivere abbastanza da potersi arrendere ai Targaryen e poi niente, loro gli hanno, visto che si era arreso, gli hanno ridato casa sua e Tyrion infatti dice io sono molto felice di questo perché ovviamente se quello era morto io oggi non c'ero, che ha senso, però comunque Lannister come Italia lo dirò per sempre. Ciao ragazzi, perdonate i capelli da matta e l'editing. L'editing, vi volevo dire che mentre stavo editando mi sono anche accorta di una cosa, che effettivamente è la prima volta nel libro che noi sentiamo parlare della conquista dei Targaryen quando hanno conquistato appunto i Sette Regni. Ed è interessante secondo me che questo racconto ce lo fa Tyrion. E perché? Perché secondo me Tyrion potrebbe... Secondo me sarà una parte molto importante, cioè giocherà una parte molto importante nella caduta di Approdo del Re. E secondo me questo qui potrebbe essere un flash forward. Why do you read so much? Tyrion looked up at the sound of the voice. Jon was standing a few feet away, reading him curiously. He closed the book on a finger and said, "Look at me and tell me what you see." The boy looked at him suspiciously. "This is some kind of trick. I see you, Tyrion Lannister." Tyrion sighed. "You are remarkably polite for a bastard, Snow. What you see is a dwarf. You are what, 12?" 14," the boy said. 14, and you're taller than I will ever be. My legs are short and twisted, and I walk with difficulty. I require a special saddle to keep from falling off my horse, a saddle of my own design. You may be interested to know. It was either that or ride a pony. My arms are, no, are strong enough, but again, too short. I will never make a swordsman. Had I been born a peasant, that might have left me to die, or sold me to a slaver, to some slaver's grotesques. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock, and the grotesqueries are all the poorer. Things are expected of me. My father was the hand of the king for 20 years. My brother later killed that very same king, as it turns out, but life is full of these little ironies. My sisters married the new king, and my repulsive nephew will be king after him. I must do my part for the honor of my house, wouldn't you agree? Quindi, a un certo punto sente una voce, Tyrion, che fa: "Ma perché leggi così tanto?" E ha riconosciuto la voce, infatti guarda su e vede Jon che sta lì e che lo guarda incuriosito, lo studia incuriosito. Allora, Tyrion comincia che chiude il libro tipo così, guardate, sul dito. E fa: "Tu guardami e dimmi che cosa vedi." E Jon ovviamente dice: "Che fai, mi prendi per il culo? Cioè, vedo te, Tyrion Lannister." E lui dice: "No, quello che tu vedi è un nano." E dice: "Quanti anni hai?" 12. E lui: "No, ne ho 14, mi scusi." E allora Tyrion fa: "Dice, ecco, hai 14 anni, ma tu sarai più alto di quanto io potrò mai essere in vita mia." E comincia appunto a raccontare la sua vita, insomma, quindi dice: "Io le mie gambe sono corte, quindi per cavalcare ho bisogno di una sella fatta apposta." Che dice: "Però, guarda, ti voglio far notare che l'ho costruita, cioè l'ho progettata io sta sella, se no dovevo stare su un pony e non volevo." Poi dice: "Io le braccia, la forza sulle braccia ce l'ho, ma il problema è che sono più corte e quindi non potrò mai combattere come tutti gli altri. Se fossi nato paesano, probabilmente mi avrebbero lasciato a morire o mi avrebbero venduto a qualche compagnia, sai, di tipo di fenomeni, cioè che ci sono queste compagnie che vedremo poi più in là nella serie, dove appunto sono compagnie di spettacoli, però ovviamente dove ridicolizzano comunque persone come Tyrion." E invece dice: "Io sono nato un Lannister di Casterly Rock, cioè la mia casata si aspetta delle cose da me." Dice: "Mio padre è stato primo cavaliere del re per 20 anni, poi ci abbiamo, il mio fratello
ha ucciso lo stesso re che mio padre serviva, però dice, però insomma la vita è piena di queste piccole ironie che ci fanno anche un po' ridere. Mia sorella è sposata al re e il mio schifoso nipote, aspetta, il mio schifoso nipote un giorno sarà re e dice quindi io devo fare la mia parte per la mia casa. Yet how? Well, my legs may be too short for my body, but my head is too large. Although I prefer to think it is just large enough for my mind. I have a realistic grasp of my own strength and weaknesses. My mind is my weapon. My brother has his sword. King Robert has his warhammer, and I have my mind. And a mind needs a book, as a sword needs a whetstone, if it is to keep it edge. Its edge. Tyrion tapped the leather cover of the book. That's why I read so much, Jon Snow. Dice, quindi io come faccio a mantenere, insomma, queste aspettative che ha la mia famiglia nei miei confronti? E dice, allora, come ti ho detto, il mio fisico mi impedisce di diventare magari un cavaliere, però come puoi vedere, insomma, dice, la proporzione della mia testa è più grande rispetto al corpo. E dice, mi piace pensare che sia perché così accoglie la mia mente. E mi piace un sacco questa frase. Ho una, diciamo, ho un occhio realistico sulle mie forze e le mie debolezze. La mia mente è la mia arma. Dice, come mio fratello ha la spada, il re Robert ha il suo martello, io invece ho la mia mente. Fa tipo così sul libro. E dice, ecco perché leggo tanto Jon Snow. E mi piace un sacco questa cosa, anche perché penso che sia molto relatable, nel senso, cioè ci puoi, penso che tutti ci sentiamo un po' come Tyrion, in maniera ovviamente diversa, ma quando, secondo me, c'è quel viaggio che uno fa da che sei adolescente fino a non finisce mai, quel viaggio incredibile di introspezione nel quale tu devi capire quali sono le tue forze e le tue debolezze. Questo è importante per la tua personalità, questo è importante per capire te stesso, per accettarti, per volerti bene. Quindi è bello, secondo me, che da un occhio di un personaggio come Tyrion ci possiamo appunto ritrovare quando appunto lui dice quello che magari viene considerato. Cioè, anche se tu magari puoi avere un difetto considerato da chi è intorno a te, dalla società, da non lo so chi te lo dice, tu vediti dentro te stesso e vedi qual è la tua forza, che cosa sai fare, cos'è che qual è la tua forza. Questo è molto interessante, insomma, è bello, e penso che, insomma, questo, cioè, mi piace, poi a me piace proprio di per me l'introspezione, io passo la mia vita in questo modo, quindi, quindi insomma adoro questo pezzo qui, mi piace un sacco come anche le frasi che George Martin usa, mi piace molto. The boy assured that all in silence. He had the stark face, if not the name, long, solemn, guarded, a face that gave nothing away. Whoever his mother had been, she had left little of herself in her son. Quindi dice che John non risponde a questo, cioè lo continua a guardare in modo silenzioso. E questo, Tyrion ci dice, è molto Stark in realtà, infatti anche dal nome, è molto Stark, che appunto hanno queste facce lunghe, solenni, anche un po' guardinghe, che non fanno trapelare molte emozioni, cioè sono molto freddi, soprattutto quando non ti fidi. E mi piace un sacco questo, perché dice, chiunque sia stata la sua mamma, certo non gli ha lasciato molto, giustamente, perché tutti pensano che è una donna del sud, e invece è proprio al contrario, perché essendo John figlio di Lyanna, in realtà Lyanna ha lasciato molto di sé nel figlio. What are you reading about? He asked. Dragons, Tyrion told him. What good is that? There are no more dragons, the boy said with the easy certainty of youth. So they say, Tyrion replied. Sad, isn't it? When I was your age, I used to dream of having a dragon of my own. You did? The boy said suspiciously. Perhaps he thought Tyrion was making fun of him. Questo è importante. Allora Jon gli chiede, che leggi? E Tyrion dice, leggo dei draghi.
Anche John dice, vabbè, ma che ti serve? I draghi non esistono più, insomma, ci sono estinti. E Tyrion gli fa, sì, proprio la risposta, cioè pensa, dice proprio la risposta youthful, no? Che dici, ok, con la certainty of youth, no? Come per dire, cioè lui è sicuro di quello che dice, ma in realtà, cioè, è molto da ragazzo giovane questo tipo di pensiero. So they say, dice Tyrion, dice quindi sì, dicono che non ci sono più. È triste, no? Quando avevo la tua età, io sognavo spesso di avere un drago. E John lo guarda, dice davvero? E mi piace qui perché Tyrion dice: Perhaps he thought he was making fun of him. E qui, più che John, in realtà, perché non credo che John si senta preso in giro su questa cosa qui, anche perché appunto comunque lui con i fratelli sentiva sempre le storie, insomma, lui non era uno dei grandi fan delle storie, però comunque sono cresciuti con le storie. E in realtà non credo che qualcosa, cioè che questa frase che dice Tyrion, che appunto che sognavo di avere un drago, dovrebbe far pensare a John che lo sta prendendo in giro. Anche perché poco prima ha proprio detto che John è un po' impassibile, quindi non è che puoi tanto capire quello che John sta pensando al momento. Però questa frase del forse pensa che Tyrion lo stava prendendo in giro, in realtà è un po' un pensiero ricorrente che Tyrion si fa, cioè Tyrion comunque, soprattutto poi negli altri libri, soprattutto nel secondo anche tantissimo, sente sempre come se le persone non lo prendono in giro, però ha questa tendenza a magari mettere in dubbio gli altri perché gli dicono le cose riguardanti appunto a prenderlo in giro per chi è lui. E quindi io penso che questa frase qui, più che essere effettivamente una cosa che John sta facendo, è più un pensiero subconscio che fa Tyrion. Cioè, probabilmente se qualcuno l'avesse detto a Tyrion, Tyrion avrebbe pensato: ma che mi stai a piappare il culo? Penso che sia più così, cioè, per come sono caratterizzati, tendo più facilmente a pensare che questo pensiero sia di Tyrion che di Jon. Oh yes, even a stunted, twisted, ugly little boy can look down over the world when he's seated on a dragon's back. Tyrion pushed the bear skin aside and climbed to his feet. I used to start fires in the balls of Casterly Rock and stare at the flames for hours, pretending that they were dragon's fire. Sometimes I imagine my father burning. At other times, my sister. Ok, quindi, dice, ah sì, anche, infatti vedete come la butta, dice, oh certo, anche uno storto, brutto bambino come me, lui si dice da solo, potrebbe guardare il mondo se sta se sta sopra un drago. Poi si alza Tyrion e dice che lui di solito quando era piccolo dava fuoco a delle cose, insomma a Casterly Rock, e osservava le fiamme per ore, facendo finta che fossero, come si chiamano, fuochi di drago. Qualche volta immaginava suo padre prendere fuoco, altre volte sua sorella. Ora. So che c'è tutta la teoria su Tyrion è un Targaryen. Allora, io personalmente non penso che Tyrion sia un Targaryen, ma è molto interessante questo suo amore per il fuoco, che non credo sia dato dal fatto appunto che dici è un Targaryen. No, non penso proprio. Più che altro è dato. Allora, io so che appunto quando aveva cominciato George Martin a scrivere il libro, Tyrion sarebbe stato colui che invece che Theon avrebbe preso Grande Inverno e avrebbe dato fuoco lui. Ha un'altra cosa. Secondo me, ora come ora, questa frase, nello spettro di tutti i libri, è più utile al fatto del viaggio che Tyrion sta facendo adesso. Come nella serie, perché ha visto solo la serie, sì, Tyrion effettivamente va al di là del mare stretto per cercare Daenerys, ma con tutt'altra tipo di verve, cioè ha tutto un altro tipo di spirito al momento. E secondo me questo è un flash forward di tutta quella rabbia
che Tyrion ha dopo, quando appunto, dopo che lascerà King's Landing, che secondo me lo porterà ad essere una pedina molto importante per la distruzione di King's Landing. Ci sono tante cose che me lo fanno pensare. Sicuramente poi quando arriviamo anche al secondo ve lo ripeterò, ma per esempio appunto Tyrion ama il fuoco, ama i draghi, vuole vedere sua sorella bruciare, suo padre vorrebbe vederlo bruciare e Tyrion sa molto bene di tutto l'alto fuoco che c'è sotto a King's Landing. È l'unico personaggio oltre Cersei che lo sa e secondo me questo può essere molto interessante. Non credo che lo dirà mai a qualunque Targaryen va a prendere King's Landing, ma sono sicura che comunque Tyrion sarà molto importante per la caduta di King's Landing. Don't look at me that way, bastard. I know your secrets. I know your secret. You've dreamed the same kind of dreams. No, Jon said, horrified. I wouldn't. No, never. Tyrion raised an eyebrow. Well, no doubt the Stark had been terribly good to you. I'm certain Lady Stark treats you as if you were one of her own. And your brother Rob has always been kind, and why not? He gets Winterfell and you get the Wall. And your father, he must have good reason for packing you off to the Night's Watch. Stop it, Jon said, with a dark face, with anger. Ok, mi voglio fermare qui, poi andiamo avanti. Praticamente, appunto, qui Tyrion, che appunto Tyrion è un personaggio che vede molto gli atteggiamenti degli altri con i suoi stessi occhi. Quindi lui presuppone che Jon abbia sperato che qualcosa succedesse a Lady Catelyn, a Rob o a suo padre. Infatti dice: sì, certo, gli Stark sono stati molto buoni con te. Però sicuramente, insomma, dice, lo fa in modo sarcastico, dice, sicuro Lady Catelyn ti trattava come trattava gli altri suoi figli, sicuro Rob è sempre stato gentile con te, ma guarda, lui mo si prende grande inverno e tu invece vai alla barriera. E tuo padre, dice, sicuramente ci avrà avuto dei buoni motivi per mandarti alla barriera. Questo è molto cattivo da parte di Tyrion, perché per quanto ci sia comunque sì un fondo di verità, Jon non fa questo tipo di pensiero. Cioè, Jon è sicuramente, soprattutto nel primo libro e nel secondo, cioè finché non si trova tra i bruti, ha questo grande invidia nei confronti di Rob. Questo ce l'ha. Però Jon non fa mai il pensiero: ah, se Rob non ci fosse, io potrei avere. John su questo è molto più innocente, cioè lui certo che pensa vorrei avere io grande inverno, ma non si rende conto, perché non lo pensa mai, che se lui avesse grande inverno vuol dire che tutta la sua famiglia è morta, cosa che invece capisce bene nel quinto libro, quando poi rinuncia a grande inverno proprio per questo motivo qui. John sicuramente, appunto, la presenza di Catelyn è fondamentale per il fatto del suo ricordargli e fargli ricordare di essere un bastardo, condizione che a grande inverno gli fa sentire solo Catelyn, effettivamente. Vedremo infatti anche Theon, quando avrà il suo punto di vista, che dal punto di vista di Theon, Jon è trattato molto meglio rispetto a lui, quindi, cioè, per farvi capire che è tutto cioè, sto libro è fighissimo per quello, perché come nella vita ognuno ha le sue percezioni e sono percezioni personali e da quello che poi tu hai vissuto. Quindi per Jon Tion viene trattato meglio, per Tion Jon viene trattato meglio. Quindi io da questo che capisco da fuori, che entrambi venite trattati bene. Magari non come gli Stark, però non è che vi trattano male. Quindi, insomma, è molto interessante questa cosa, come è interessante che Tyrion assume che se una persona si sente come lui dentro una famiglia, cioè l'outcast della famiglia, automaticamente tu auguri la morte di tutti, cioè nel senso arrivare a volere che tuo padre prenda fuoco, che tua sorella prenda fuoco e assumere che sto ragazzo faccia la stessa cosa, perché questo gli ha detto, vi fa vedere come ragiona Tyrion, che è assolutamente come Jon non ragiona mai, perché mai pensa male, cioè mai pensa di augurare il male a Ned, a nessuno dei suoi fratelli e manco a Catelyn. Quindi per dirvi, per quanto anche Catelyn può non averlo trattato come una mamma,
John non pensa mai, Madonna, magari la vecchia ce muore, la vecchia, vabbè, c'ha 30 anni, magari la tipa ce muore, capito? Quindi è molto interessante questa cosa qui e io trovo geniale il modo in cui lui scrive perché non è facile per niente riuscire a entrare nella mente di un personaggio mentre scrivi così tanto che tu annulli il tuo pensiero da autore che sa tutto, insomma, quindi è un sacco interessante, io lo trovo geniale, magari riuscì a scrivere così. Stavamo a Stop It, gli ha detto John. John said, his face dark with anger. The Night's Watch is a noble calling. Tyrion laughed. You're too smart to believe that. The Night's Watch is a maiden heap for all the misfits of the realm. I've seen you looking at Joren and his boys. Those are your new brothers, Jon Snow. How do you like them? Sullen peasants, debtors, poachers, rapers, thieves, and bastards like you, all wind up at the wall. Watching for Grumpkins and Snarks and all the other monsters your wet nurse warned you about. The good part is that, no, is there. Are not Grumpkins or Snarks, so it's scarcely dangerous work. Sì, ti piacerebbe. The bad part is you freeze your balls off, but since you're not allowed to breed anyway, I don't suppose that matters. Stop it, the boy screamed. He took a step forward, his hands coiling into fists close to tears. Allora, quindi Tyrion qua gli fa perché Tyrion va smartass su tutti, cioè proprio che sgrava in una maniera allucinante perché Jon dice: guarda, i guardiani della notte, perché appunto Tyrion gli stava dicendo che cioè perché tuo padre ti ha mandato tra i guardiani della notte, e Jon dice: finiscila, perché i guardiani della notte sono comunque. Cioè, andare nei Guardiani della Notte è una causa nobile, cioè una cosa nobile. Tyrion ride e dice: sei più intelligente per credere questa cosa. I Guardiani della Notte, sono, diciamo, il posto dove vanno a finire tutti i criminali del reame. Dice: infatti, guarda Joren, guarda gli altri ragazzi che ci sono. Guardati intorno, sono quelli i tuoi nuovi fratelli. Ti piacciono? Gli dice. Sono praticamente paesani, stupratori, criminali, altri bastardi come te, che stanno praticamente sulla barriera a guardare, insomma, a cercare tipo i mostri per dirvi, questi due tipi di mostri, che dice che sono le creature di cui vi parlava la vostra balia quando eravate piccoli. Però dice: però c'è una cosa buona, che alla fine queste creature non esistono, quindi starete là sopra, in realtà dice, a fare un lavoro molto semplice. Dico: Madonna, Tyrion, non ti rendi conto? A fare un lavoro in realtà molto semplice. L'unica cosa, l'unica pecca è che probabilmente fa talmente freddo che vi cascano i genitali, ma tanto non dovete più, cioè non potete avere figli, quindi i genitali non ti servono. Al che ovviamente John si comincia ad arrabbiare, infatti gli dice di smetterla e Tyrion dice che vedeva che nei suoi occhi c'erano anche quasi le lacrime. E infatti dice: beh, forse adesso si sentiva un po' in colpa. Mo te senti in colpa, Tyrion, cioè lascialo in pace, ma che t'ha fatto? Anzi, ti è pure venuto a parlare tu che dici che te sei cagato. Mai nessuno, perché lo devi trattare così male? Che t'ha fatto? Versava con Johnny in questo modo qui, adesso che non t'ha fatto niente, è completamente, cioè, appunto, fa vedere bene la personalità di Tyrion, ma in inglese si dice uncalled for, è proprio quando, cioè, non serviva trattarlo in questo modo qui, cioè, non ti sta dicendo niente di cattivo, cioè, John non l'ha attaccato, quindi perché tu improvvisamente stai diventando così aggressivo nei suoi confronti? Io credo che Tyrion abbia attaccato così John probabilmente per il discorso che sentiva, come se John prima lo stesse quasi guardando come per dire: ma che mi stai prendendo in giro? E credo che Tyrion sia stato triggerato da questa cosa qui. E qui c'è una delle cose, cioè una delle cose che io non posso accettare che nella serie non hanno mai messo. Perché? He took a step forward, intending to give the boy a reassuring pat on the shoulder or mutter some word of apology. He never saw the wolf, where it was or how it came at him. One moment he was walking towards towards Snow, and the next he was flat on his back, on the hard rocky ground. The book spinning away from him as he fell, the breath going out of him at the sudden impact, his mouth full of dirt and blood and rotten leaves. As he tried to get up, his back smashed
painfully. He must have wrenched it in the fall. He ground his teeth in frustration, grabbed a root and pulled himself back to a sitting position. Help me, he said to the boy, reaching up a hand. And sudden the wolf was between them. He did not growl. The damn thing never made a sound. He only looked at him with those bright red eyes and showed him his teeth. And that was more than enough. Tyrion sagged back to the ground with a grunt. Don't help me then. I'll sit right here until you leave. Jon Snow stroked Ghost's thick white fur, smiling. Ask me nicely. Cioè, raga, è bellissima sta cosa. Perché, appunto, Tyrion adesso si sentiva in colpa. Ma Jon mo è arrabbiato. E se uno degli Stark è arrabbiato, il loro lupo lo sente. E infatti, che succede? Che Tyrion improvvisamente, mentre si stava avvicinando verso Jon anche per chiedergli scusa, praticamente si è ritrovato buttato, scaraventato per terra, quindi insomma è caduto, il libro è volato, c'aveva tipo tutta la terra in bocca, anche il sangue perché comunque ha dato la botta. Quando ha cercato di alzarsi la schiena gli ha fatto un male proprio malissimo, quindi dice probabilmente l'ha sbattuta da qualche parte, si è tirato su, cioè si è aiutato con una radice e si è girato e dice aiutami, cioè pure tipo gli ha teso la mano per dire cioè dammi una mano, alzame. A quel punto Ghost si mette tra lui e Jon, però Ghost non ringhia, lo guarda e basta con quegli occhi rossi, infatti dice, e gli stava mostrando i denti, quindi non ringhiava, però gli stava facendo capire che stava nella merda. A Tyrion gli dice, guarda, allora lascia perdere, non mi aiutare, mi alzo quando te ne vai. E Jon intanto praticamente sta accarezzando la pelliccia di Ghost e mi piace un sacco che gli fa chiedimelo gentilmente d'aiutarti a alzarti. Cioè raga, ma quanto è bello sto pezzo, nel senso mi fa imbestialire questa cosa, non finirò mai di dirlo, penso ogni volta che avremo una scena così con uno dei lupi degli Stark io ripeterò questa cosa fino alla noia. Io non capisco perché nella serie non hanno messo tutti questi pezzi potenti dei lupi. Cioè, io ora non lo so perché ho sempre girato nelle fandom inglesi, americane, no? Quindi comunque dove si parla inglese, quindi io non lo so come nella fandom italiana, cioè fatemi sapere anche voi che cosa viene detto, però, cioè, i lupi nella fandom straniera vengono trattati come delle cose inutili, che in realtà nella serie lo sono, per carità, però vengono proprio percepiti come esseri inutili, esseri che non fanno assolutamente paura, esseri che invece non è assolutamente così, perché ogni volta, a parte che hanno questo legame simbiotico con ognuno con il suo padrone, insomma, il suo padroncino, non mi piace chiamarlo padrone perché in realtà non hanno questo tipo di rapporto, ma non c'è una parola italiana per descrivere il rapporto che loro hanno, quindi li chiamerò i padroni dei cani, i padroni dei lupi, ma non intendo proprio padrone, però hanno questo tipo di rapporto, ognuno con il proprio, che quando uno è incazzato, il lupo lo sente e attacca, quando uno è spaventato, il lupo lo sente e attacca, quando al lupo non gli sconfinferi perché i lupi sanno delle cose, loro ti attaccano, cioè non sono creaturine che stanno lì, belli, carini, pucciosi perché sono cagnolini, allora dici ah, carini, oltre al fatto che me li hanno tenuti piccoletti, quando invece questi sono delle bestie, cioè è bruttissimo. Tyrion poi farà più di una volta un incontro ravvicinato del terzo tipo con i metalupi e sai quanto è potente vedere comunque questa scena del lupo che arriva a difendere Jon, cioè è potentissima, quando invece nella serie tutta sta conversazione viene fatta come per far vedere che, cioè intanto Tyrion è gentilissimo nei confronti di Jon nella serie, cioè non lo tratta male, non mi ricordo di aver percepito la cosa e dico madonna e finiscila pure un attimo, cioè ma che t'ha fatto sto cristiano? In più ogni volta che nella serie c'è Tyrion, Tyrion ha ragione, non vi potete sbagliare, Tyrion ha ragione, tutto quello che dice è verità, tutto quello che dice è assolutamente sensato, sei tu che non capisci, ma grazie a Tyrion tu capirai. E questa cosa qui non può essere che più lontana dalla verità, perché Tyrion è un personaggio molto intelligente, ma non è il più intelligente né ha tutte le risposte della vita, come nessuno di noi. Quindi
mi manda fuori di testa che in questo momento qui, che è molto empowering per Jon e per gli Stark e per questo rapporto che loro hanno con i loro lupi, tu invece lo trasformi in un momento di empowerment per Tyrion. Ma in che senso? Ma perché? Cioè, non riesco a capire perché hanno avuto questo poco interesse per i lupi. Quando è molto interessante che tu hai, e secondo me non a caso, in tutti i libri, tu hai due creature importanti. Sono due, non ci possiamo sbagliare. Sono i draghi e sono i metalupi. E non a caso, cioè, A Song of Ice and Fire, cioè, nel senso. È un tema che comunque è ricorrente. Ora, se qualcun altro di qualche altra casata c'aveva una bestia, allora ti dicevo, vabbè, non è così importante. Ma siccome non è così, tu tutto lo spazio che dai ai draghi devi darlo anche ai metalupi. Cioè, sono importantissimi i metalupi. Non che ogni volta me ne fai perdere uno, me ne fai ammazzare uno, me li tieni piccoli, quella non riconosce la sua, non lo so, il Ghost è sparito per 3 serie così perché non ci serviva. Oh, ma sono importanti i metalupi, ma perché non li mettete? Ma che vanno fatto? Poca CGI? E mi sono scocciata de sta scusa, perché non ha senso. Allora, non mi mettere tutto il legame che Daenerys ha con i suoi draghi se non mi fai vedere tutto il legame che gli Stark hanno con i loro metalupi. Perché è così? Anzi, tra i due, io almeno per ora, quelli più fedeli sono e rimangono i metalupi. Cioè, Daenerys su tre draghi, uno gliene dà retta, che ha anche senso perché appunto ogni Dragon Riders ce n'ha uno di drago. Quindi ci sta che gli altri non gli danno retta. Quindi tutta sta storia di lei che c'ha sti draghi, la madre dei draghi, cioè, soprattutto andando avanti nella serie, secondo me nel libro cambierà sta cosa, non sarà così. Con Drogon sì, perché è il suo drago, ma io non so effettivamente con Viserion e Rhaegal quanto rapporto ci avrà. Cioè, appunto, questi sono andati anche in giro a ammazzare la gente a caso, li ha dovuti chiudere per un motivo, poi perché Drogon s'era dato. Ma i metalupi questa cosa qui non la fanno, a meno che tu non rompi il cazzo a uno dei miei. Questo è il concetto. E mi dà fastidio che non lo metti. Tyrion Lannister felt the anger coiling inside him and crashed it out with a will. It was not the first time in his life he had been humiliated, and it won't be the last. Perhaps he even deserved this. Allora, questo mi piace un sacco perché Tyrion dice che ha sentito un sacco di rabbia dentro di sé, ma tantissima, che quasi lo schiacciava. Dice: non è stata la prima volta che è stato umiliato e non sarà neanche l'ultima. Probabilmente questa se la meritava anche. Questo mi piace perché una cosa di questo genere ce l'avrà anche con Catelyn e la trovo una cosa interessantissima, che è un tipo di scena simile ce l'hanno proprio Jon e Catelyn con Tyrion. Secondo me è un bel touch. I should be very grateful for your kindness, for your kind assistance, Jon, he said meekly. Down, Ghost, the boy said. The direwolf sat on his haunches. Those red eyes never left Tyrion. Jon came around behind him, slid his hands under his arms and lifted him easily to his feet. Then he picked up the book and handed it back. Why did he attack me? Tyrion asked with a sidelong glance at the direwolf. He whipped blood and dirt from his mouth with the back of his hand. Maybe he thought you were a Grand King. Io amo tutto. Quindi Tyrion si alza e sarcasticamente dice a Jon: grazie dell'aiuto, cioè ancora non si è alzato, in realtà sta per terra. Dicevo grazie dell'aiuto comunque. Allora Jon dice a Ghost di stare, cioè, down, quindi va tutto bene. Infatti il metalupo si siede, ma continua a guardare Tyrion, non lo molla un attimo. Allora intanto Jon va dietro Tyrion, lo aiuta ad alzarsi. Allora Tyrion gli chiede: ma perché mi ha attaccato? Parla del lupo. E continua a non perderlo d'occhio, perché come il lupo guarda Tyrion, Tyrion guarda il lupo, e intanto si sta anche pulendo la bocca dal sangue che ci ha avuto quando ha dato la botta. E qui Jon gli fa: forse pensava che eri una di quelle creature di cui parlavamo prima. E è bello perché gli Stark, e vi ripeto sempre, nella fandom americana almeno, gli Stark sono considerati le persone più stupide che ci siano in questa serie.
proprio sono considerati la casa stupida. Non vi scherzo, non so com'è in Italia, spero meglio, ma loro dicono sempre che loro sono stupidi, cioè che sono proprio personaggi stupidi. Quando non è così, cioè nel senso, anche tutta questa, questi tipi di risposta che danno gli Stark, che è molto da Stark, perché abbiamo visto l'ha fatto Ned, lo fa Jon, lo fanno tutti, è normalissima degli Stark, cioè non è che te la fanno passare, non sono buoni giuggioloni per dirvi. Cioè, ed è bello che hanno anche questo umorismo tagliente, no? Che ti risponde, che dice, e non capisco perché non l'hanno messa a nessuno questa cosa. Cioè, che per carità capisco perché dicono che sono stupidi, perché effettivamente, cioè, a tratti li hanno anche trasformati in noiosi, devo essere onesta. Tyrion glanced at him sharply. Then he laughed. A rose snort of amusement that came busting out through his nose entirely without his permission. Oh gods, he said, choking out his laughter and shaking his head. I suppose I do rather look like a Grand King. What does he do to Snarks? You don't want to know. John picked up the wineskin and handed it to Tyrion. Cioè, è carino anche questo pezzo perché, appunto, prima, quando gli ha risposto, appunto, dice forse pensava che eri uno di questi Grand King. Come si chiamano i Grand King? Tyrion prima lo guarda e mi vede, che mai detto? E poi dopo però sta risposta lo fa ridere ovviamente perché ci sta e allora ride e diceva, se guarda perché era tutto sporco, dice sì effettivamente probabilmente assomiglia a un Grand King, ma quindi mi chiedo che cosa farebbe all'altro tipo di creatura che si chiamano gli Snarks. E Jon gli fa, non lo puoi sapere. Ed è carino perché stanno, cioè legano in un modo che non è tanto, ah no, perché capito, perché Tyrion mi dice le verità del mondo, cioè loro stanno legando in un altro modo, un modo molto più interessante, cioè hanno avuto una discussione e stanno andando avanti da quella cosa lì, cioè è più bello, anche perché appunto a Tyrion gli hanno dato anche troppa roba da fare nei confronti di Jon rispetto a quella che in realtà poi nel libro lo vedremo. Ma è molto più carino, poi considerando anche l'età, che loro si passano 10 anni di differenza, è un sacco carina questo tipo di conversazione, insomma, cioè non è tanto da, non lo so, maestro e studente, è più, siamo più o meno sullo stesso piano. E John dice, It's true, isn't it? He said when he was done di bere, quando ha finito di bere. What you said about the Night's Watch? Tyrion nodded. Jon Snow set his mouth in a grim line. If that's what it is, that's what it is. Tyrion grinned at him. That's good, bastard. Most men would rather deny a hard truth than face it. Most men, the boy said, but not you. No, Tyrion admitted, not me. I seldom even dream of dragons anymore. There are no dragons. He scooped up the fallen bear skin. Come, we had better return to camp before your uncle calls the banners. Quindi bevono il vino. Quando John ha bevuto, dice a Tyrion: È vero però quello che mi hai detto, vero, riguardo alla barriera. E Tyrion annuisce il fatto dei criminali e roba varia. E John allora dice: La sua bocca è come si stringe la bocca e dice. Se questo è quello che è, questo è quello che è, cioè non ci posso fare niente. E Tyrion allora sorride e dice: Questa è una cosa buona. Bastard, bastardo, lo chiama così. Cioè, la maggior parte degli uomini preferirebbe negare un'ardua verità rispetto a effettivamente affrontarla. E Jon gli dice: Molti uomini, però tu no. E Tyrion dice: No, infatti no. Io no, e qui dice ho anche smesso insomma ormai di sognare i draghi, non ci sono più draghi e vabbè, dice allora andiamo, ritorniamo al campo prima che tuo zio insomma si preoccupi e manda poi i bannermen a cercarti. Ed è molto carina questa cosa qui perché appunto nella loro diversità entrambi appunto come dicevo prima sono comunque outcast e legano su questa cosa, però ecco appunto come dicevo prima, legano in un modo molto più secondo me personale rispetto a Tyrion che ti fa la paternale, tu dici ah sì, mi hai aperto un mondo, grazie Tyrion, meno male che esisti tu perché se no nessuno capiva un cazzo in questa serie e niente, meno male che esisti.
A me sta cosa mi manda fuori di testa perché Tyrion è un personaggio molto interessante, come tutti in realtà, nel suo essere molto grigio. Tyrion fa anche e dice cose anche discutibili per un sacco di volte, cioè non è la voce della ragione per niente. Più andiamo avanti, più lui la sua ragione effettivamente la sta perdendo. È una persona molto astuta, è molto ambiziosa, è una persona che comunque appunto ha un grande intelletto, ma non è che sa le verità della terra, nessuno sa le verità della terra e mi dà fastidio che è diventato sto gran santone nella serie, perché Tyrion è bello proprio perché è tutto tranne che santone. Ok, a questo punto tornano al campo, Benjen quando li vede dice, guardando Jon perché di Tyrion gli frega relativamente, There you are, Jon, damn it, don't go off like that by yourself. I thought the others had gotten you. It was a Grand King, Tyrion told him, laughing. Jon Snow smiled. Stark shot a baffled look at Yoren. The old man grunted, shrugged, and went back to his bloody work. Ok, quindi quando sono tornati, Benjen vede Jon e dice: Cacchio, Jon, per favore, non te ne andare così a cavolo, per conto tuo, che me fai sta preoccupato, c'ho paura che ti avranno preso gli estranei. E Tyrion dice: No, no, era solo un Graham King, che era la creatura di prima. Quindi lui ride, Jon sorride. E invece, Benjen fa tipo: Ma che è stato a dì? Se guarda, infatti, con Yoren, che Yoren stava adesso, ha cacciato gli scoiattoli, un po' tipo Daryl Dixon, ha cacciato gli scoiattoli e quindi li stava preparando per essere cucinati. Infatti, ora si mangeranno uno stufato di scoiattolo. Ed è The Walking Dead improvvisamente. A questo punto poi Jon decide di prendere di fare il primo turno di guardia. Tyrion was the last to retire, as always. He had stepped into the shelter his men had built for him. He paused and looked back at Jon Snow. The boy stood near the fire, his face still and hard, looking deep into the flames. Jon Tyrion smiled sadly and went to bed. Quindi dice che appunto Jon ha deciso di fare il primo turno di guardia. Tyrion invece è l'ultimo che è andato a letto, ma a quanto pare è una cosa che lui fa sempre. E va a coricarsi nella tenda che gli hanno preparato i suoi uomini. E prima di andare si gira a guardare Jon, che sta praticamente seduto vicino al fuoco e sta guardando il fuoco. E ovviamente ha l'espressione, insomma, è triste proprio perché si sta rendendo conto di dove sta andando. E Tyrion infatti dice che lo guarda, sorride tristemente e se ne va a dormire. Allora, capitolo molto bello, dal punto di vista di Tyrion. Mi piace, questo scambio che c'è stato appunto tra Tyrion e Jon. Come ho detto appunto prima, è molto più, secondo me, riesci molto di più a capire il tipo di dinamica che c'è tra di loro, che è molto diversa rispetto a quella della serie, molto più interessante a mio parere. Un'altra cosa che appunto ho detto anche prima, che ho sbroccato abbastanza, è la presenza di Ghost, che non è un cameo, ma c'è e c'è anche pressante, presente come tutti i Metalupi. E una cosa di cui non hanno parlato assolutamente nella serie è appunto tutta la questione della conquista di Aegon. Ora, perché vi dico questa cosa? Perché leggendo questa roba qui, io che ancora non sapevo niente quando appunto avevo cominciato a guardare la serie, non, io nasco, ve lo dico sempre, da una che ha guardato la serie e i libri li ha letti dopo, li ha letti prima mia sorella, poi mi ha convinto a me a leggerli. Quindi io, pensate, da come l'avevano messa a un certo punto, io pensavo che Aegon e le sue sorelle erano coloro che hanno fatto la danza dei draghi. Perché parlano a un certo punto nella serie, cioè tipo Arya che parla di Aegon e le sue sorelle, ma poi parlano di danza dei draghi. Quindi io, totalmente confusa, quando invece poi dopo ho letto Fire and Blood, ho cominciato, ho letto i libri, ho letto poi Fire and Blood, ho capito, dico, ah, ma quindi mi state a dire che la danza dei draghi invece è quell'altra, è quella che stiamo a guardare adesso con House of the Dragon. Cioè, capito come sfanculano tutto semplicemente perché manco loro hanno capito una sega. Cioè, io fuori non ce la faccio, non ce la faccio. Poi ultimamente mi stanno uscendo sulla dash di YouTube che questi, le due capocce, ancora parlano della serie. Non ce la fate, House of the Dragon è molto più bella, arrendetevi. Detto ciò,
Io ho finito di leggere il capitolo, ho finito anche di sproloquiare. Fatemi sapere quello che pensate appunto di Tyrion, quello che pensate di questa interazione con Jon, se avete notato cose che magari io mi sono persa. Ditemi tutto insomma nei commenti, mi fa sempre piacere leggere e vedere, insomma, imparare anche le cose insomma che vedete voi, mi piace un sacco. Io, come al solito, ho finito, mi levo quindi dalle balle, è stato un piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao! Dei ruscelli. E dice. Che dice? Poi. It had grown colder. No, it had grown. No, allora. Sta luce fa schifo. Deny. Negare. Black Dread? Silvia, ti ricordi come chiamavano Balerion?